Buonasera, cari cittadini finlesi. Questa sera siamo con un consueto video. Volevo dire che sono un po' arrabbiato, un po' con la mia comunità, perché purtroppo abbiamo potuto constatare che c'è troppa gente ancora che gira per il paese, gira per il nostro territorio senza la necessità di uscire per le cose, per questioni strettamente necessarie. La cosa è piuttosto grave e questo comporta che stiamo sempre di più cercando di fare dei provvedimenti restrittivi per evitare, appunto, per i pochi che, come dire, non rispettano le regole, ci rimettiamo sempre tutti. Volevo dire, appunto, che oggi è stata emessa un'ordinanza di chiusura del cimitero proprio perché abbiamo notato che c'era un afflusso di persone troppo elevato, in quei luoghi. Che capiamo essere importanti, ma in questa emergenza totale bisogna, come dire, capire che si può stare a casa per un po' di giorni, non succede niente, e c'è troppa gente ancora che frequenta parchi, giardini e piste ciclabili, e quindi l'ordinanza emessa ieri dal presidente Bonaccini, che è entrata in vigore oggi, tende proprio a evitare che le persone, come dire, sovraffollino questi luoghi abbiamo potuto constatare che succede proprio così, purtroppo. E quindi io vi chiedo veramente di rispettare le regole. Cioè, l'unico modo per poter saltarci fuori è quello di stare a casa e di uscire per le questioni strettamente necessarie. Fare jogging, fare 10 km sull'argine, su una pista ciclabile, non è una cosa strettamente necessaria. Potete farlo a casa, nei pochi metri intorno a casa, se volete prendere una boccata d'aria, ma non andate in giro, questo aumenta il rischio di contagio per tutti quanti. Non è solo la vostra salute, ma mettete a rischio la salute di tutti. Questa è una questione che dovete capire. Per quanto riguarda invece il report dei dati di oggi, quello che posso dirvi è che purtroppo non è stata una giornata molto felice perché abbiamo potuto intanto registrare un caso ulteriore di contagio a Finale Emilia, che da 5 che erano ieri, cioè 2 dei domiciliari e 3 ricoverati, diventano 3 domiciliari e 3 ricoverati, e un aumento di altre 3 persone che sono in contatto, in isolamento domiciliare per contatto stretto. Quindi la situazione sta sempre di più peggiorando e vi chiedo nuovamente di rispettare le regole. In un incontro tenutosi oggi pomeriggio con il presidente Bonaccini, che parlava di ricostruzione, il presidente ci ha detto e ci ha prospettato che questo fine settimana, se le cose continueranno così, sarà un fine settimana in cui verranno introdotte delle ulteriori norme restrittive. Quindi io voglio concludere questo messaggio appellandomi ancora al vostro senso di responsabilità, al fatto che nel 2012 con il terremoto siamo stati veramente, la comunità si è ristretta tutta insieme e abbiamo condiviso, ci siamo aiutati a vicenda in un contatto che paradossalmente adesso non dobbiamo tenere, perché la soluzione non è abbracciarci, ma invece respingerci. Lo sarà per un po' di tempo, speriamo, poco, speriamo, e comunque questa è la cruda realtà che dobbiamo rispettare tutti quanti. Vi saluto, vi auguro buona serata, passatela in casa, non uscite, ci vediamo domani.